Buongiorno e bentornati. Oggi, 6 giugno, ricordiamo San Norberto e ascoltiamo la sua vita. Norberto, l'illustre del Nord, nasce in Germania intorno al 1085. Conduce una vita mondana fino a quando un episodio lo sconvolge, portandolo al cambiamento. La leggenda infatti narra della sua conversione, avvenuta quando era già sacerdote, in modo simile a quella di San Paolo sulla via di Damasco. Colpito nel mezzo di un temporale da un fulmine, Norberto cade a terra, accecato e frastornato, mentre il cavallo sul quale viaggiava fuggiva terrorizzato. Pensando che il tutto fosse un disegno di Dio, abbandona i precedenti intrighi nella corte imperiale, diventa monaco benedettino, intraprendendo un cammino profondamente religioso e fecondo. La sua predicazione arriva in Germania, in Belgio e in Francia, nonostante le situazioni politiche e civili di quel tempo fossero alquanto gravi. Diventa prete e nel 1121, sulla scia gregoriana, da grande riformatore, fonda un ordine monastico dedito all'evangelizzazione ad extra, anticipando l'avvento degli ordini mendicanti, i premostratensi, nome la cui origine deriva dalla città francese in cui nasce, Prémontré, dove il santo si era fermato insieme ad alcuni compagni. Qui si guadagnò il titolo di Angelo della Pace. Norberto, predicatore ambulante, sceglie di aderire totalmente a Cristo. Così, pellegrino, con l'esempio e con la parola, si reca in varie regioni per insegnare una via spirituale nuova, di distacco dalla vanità del mondo. L'ordine da lui fondato proponeva la regola di Sant'Agostino, unita ai motivi benedettini, lavoro e contemplazione. Più tardi, dopo un intenso lavoro di correzione dovuto ad errori dogmatici e morali nei quali si poteva cadere, Norberto ottenne il riconoscimento papale. Diventa arcivescovo di Magdeburgo nel 1126, quasi per caso e confermato tale da Papa Onorio II. Muore nel 1134, santo dal 1582 e dal 1627 il suo corpo si trova nella chiesa dei canonici premostratensi nella città di Praga. Lo si ricorda per la sua vivace opera di evangelizzazione dei Wendi, popolazione pagana delle regioni orientali della Germania, e per essere uno dei santi patroni delle partorienti, oltre che per aver fondato l'ordine dei canonici regolari premostratensi. San Norberto a un certo punto ha avuto un incidente abbastanza serio nella sua vita. È stato colpito, pensate un po', da un fulmine, un'esperienza dolorosa e anche sconvolgente. Però come ha reagito? Ha colto in questa occasione un segnale di Dio che lo stava scuotendo in maniera forte e la sua vita da lì è cambiata. Perché vi sto raccontando questo particolare della sua vita? Perché anche noi tutti subiamo dei piccoli incidenti durante il nostro percorso di vita, durante la strada che percorriamo. Ma come reagiamo nei confronti di Dio? A volte accusiamo Dio, diciamo: Dio, tu mi hai fatto questo, tu mi hai fatto così, tu hai permesso che accadesse così, perché addirittura iniziamo a pensare che Dio sia cattivo. Guardate che differenza di approccio alla vita rispetto a quello che ha avuto San Norberto, che invece ha detto: se è successa questa cosa, che sì, è stata dolorosa, è un'occasione che Dio mi ha offerto perché mi voleva dire qualcosa di importante. Allora cambiamo anche noi punto di vista sulle cose che ci accadono giorno per giorno, che magari sono brutte, però possono essere una grande occasione per scuoterci un po' e magari dirci che qualcosa la possiamo cambiare. E per questo ci affidiamo a San Norberto. Prega per noi.